Allora, il Tribunale di Roma, la prima Corte d'Assise, in nome del popolo italiano, visti gli articoli 533 e 535 del Codice di Procedura Penale, dichiara Helder Finneganli e Gabriel Natale Hjorth colpevoli dei reati loro ascritti in concorso, unificati sotto il vincolo della continuazione, e condanna entrambi alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi due, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Visti gli articoli 29 e 32 del Codice Penale, dichiara gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale. Visti gli articoli 538 e seguenti del Codice di Procedura Penale, condanna entrambi gli imputati a risarcimento in solido dei danni cagionati alle costituite parti civili Esilio Rosa Maria, Cercello Rega Paolo, Napolitano Silvia in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Cercello Rega Lucia, Variale Andrea, Brugiatelli Sergio, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Associazione di Volontariato Vittime del Dovere ODV ETS, da liquidarsi dinanzi al giudice civile. Visto l'articolo 539 del Codice di Procedura Penale, condanna entrambi gli imputati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 250.000 in favore della parte civile Esilio Rosa Maria, ad euro 200.000 nei confronti delle parti civili Napolitano Silvia in proprio, Napolitano Silvia nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Cercello Rega Lucia, Cercello Rega Paolo, ad euro 50.000 in favore della parte civile Variale Andrea, ad euro 150.000 ciascuno in favore dei Ministeri della Difesa e del Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi ministri pro tempore. Poi magari con le interpreti ci vedremo che vi spiego meglio per la trascrizione, i tempi, eccetera, quando, una volta che è stata depositata la sentenza in lingua italiana. L'udienza è tolta.